Certo, è un gran cavallo. Appena ho detto vai per Zaghier, partite e pari un altro. Io dico, ce ne stanno pochi da posto suo, sa. Manchi in America. Di fregnacci in America. Beh, chissà là quanti ne danno da mangiare i cavalli. Ma ragazzi, ti ho detto tante volte che quando scendi non devi lasciare il cavallo. E che il cavallo? E che? È il tavolino. Soranucci, ve lo scherza sempre. Piuttosto ci ha pensato a qua la proposta. O 50 o niente. Ma 50 fuori da 1000 sono 50 fuori da 1000. E che so, scarpe? Eh sì, vabbè. Tutti si credono perché famo i sciuscià che guadagniamo i soldi con la pala. Paghi loro a Napoli. Costa assai il cavallo a mantenere. Almeno 300 lire al giorno. Ammazza te Berzaie che baionetta. Senta, Soranucci, va bene 50. Ma adesso stiamo un po' a corto. Stiamo fra una settimana. E sta bene. Parola? Parola. Parola? Parola. Arrivederci, Soranucci. Arrivederci. È giusto, finché il nostro va affitta a Kiev. Quanto ci abbiamo a casa? Non so, 32, 35. Come sai? Ti ho detto quante volte ad essere preciso. Ha ragione, ma stamattina ho avuto un sacco di pagamenti. 5, 10, ho fatto tutti i pacchetti da 5. Vabbè. 15, 20, 25, 30, 31, 32, 30, 1500. Poi ci stanno i 7500 lire genovesi. E 3700 da portiera. 33.500, 3.700, ci mancherebbe 5.800 lire. Ah, ma c'è! È arrivata sta roba! Ma che più di una settimana sto fregnone mi dice rumoro, intanto si fa lustrare i scarpe. Guagno pre? Tomorrow. Te e tuo nonno. Ah, oh, questi scuciano, sa. A Pasquato ho comprato sto chiaro. No, niente da fare, sono mica si vanno la scuola. E ma cosa mi hanno digne con me io penso? Ma lasci sta, qualche altro si comprerà. No, amore. Oh, questo diventa un scemo, ridira solo. Sto pensando che quello mangia più di noi. Chi? E il cavallo. Ah, già. Sciusciai, Gio. Ah, oh, dove ti vado? Io avrei pensato da portarlo a quel pittorino a Porta San Sebastiano, o li dico per tu. Ma quello fa morire fame. Già, perché noi siamo nati ieri. Ogni volta hanno attaccato la lavorata, andiamo lì e fanno mangiare davanti a lui. Ma così mangierebbe una volta sola. Ci stavo pensando. Per mia sta. Ce vengo pure. Già, a casa tua. E sai che dispiacere ci lascia il posto loro. Beh, vedremo. Mo' pensavo a farli soldi. Giuseppe. Oh, devo, eh? A Giuseppe, niente per te. Ciao, Gio. All'ultima curva Pasquale gli ha detto, va bezza, gli è partito che pari a na... La circolare. Ma lei vede cammina, quello di na... Ah, ta piazza goccia. Vuoi un bringhi di cioccolata? Tu non vendere, mangia. E che sono scemo, thank you. Quello che ci frega noi è che siamo organizzati. Se no, per i sei guardi che per qua giù a fregarci di cassino. A me me l'hanno fregato tu. Ma che ci faranno? Se arrivi. A Pasquale. Ciao, nonna. Non sta Giuseppe, devo parlare. A Giuseppe. Ciao. Ciao. Manna tua madre dice che gli serve una 300 lire. Ma come? Se io dai 500 stamattina. Dice che gli serve? Gli posso dare? Beh, va. Sti soldi sono diventati proprio tanti. Sono strano, davo 200 lire a mia madre e mangiavamo tutti. Beato te che c'è nessuno, almeno quando ha mangiato te hanno mangiato tutti. E che c'entra? Io se ce l'avessi ancora mio padre e mia madre gli darebbe 1 milione al giorno, gli darebbe. E che c'entra? Ma stai con noi perché ti trovi male con mio padre e mia madre? No, anzi, è chiuso. Beh, andiamo. Ci dormi più dall'ascensore. Macchi, per il padrone di casa sto morà ammazzato, se n'accordo. A notte lo dica su. Ci posso più andare. Mo dormo da Giuseppe, alla scuola d'Antaldieri, non te dico. Una caciara. Sciusciaggio! L'altro giorno mi ha portato dentro l'albergo e mi ha regalato un dolce grosso così, pure da cioccolato e dentro era gelato. A me, perché ci sapevo ci veniva pure io. Sì, io so, ma tu non ci vanno tra. A Giuseppe! Oh, ciao! Dove sta Pasquale? Sta lavorando davanti all'imperiale. Chi è? È Attilio, mio fratello grande. Deve essere ricco, no? Non ci sarà, già. Oh, che mi accompagna a casa? Non posso lasciare Pasquale solo, sai, se lo lascio solo non combina niente. Allora, ciao, ci vediamo stasera. Ciao.
E vabbè, ho capito, oggi è l'una al gazzomo di San Paolo. Però mi raccomando, sia una cosa seria, non c'ho tempo da bere. Sta tranquillo, che è un affarone. Vabbè, ciao. Ciao. E che scusi, mi sia. Ando sei stato? Con Annarello, accompagnata da altre parti della strada, sai, con ste macchine. E me coglioni. Attento, gli ruzzi di garzoni. Che t'ha detto mio fratello? Ha detto che Panza mi aspetta oggi, a luna. Oh, ecco Pasquale, va. Ah, oh, è l'una e mezza già. E che dovevamo bagnare? Aspetta, chi è? Ermisoni. Ma ci letti, si è fatto pure il sogno? È mio fratello. No. C'è un affare per voi, due coperte americane. Andate al 48 a via del Babbuino, salite al quarto piano, lì c'è una signora, c'è andata di treccia, la trovate di sicuro. E beh? Come beh, gli porti le coperte e quella te li compra. È il prezzo. Tu che c'è? E io sono socio. Ah, già è vero. Beh, cercate la faccia ormai. Oh, un mosso ribassato, è 2004, 2005, 7 anni. Per 10% è per voi. 300. C'è sto gran margine, fammi il 20. Famo 500 e se ne parla più, dai le coperte, va. Andiamo, va. Forza, forza. Per il comando alle tre precise, puntuali, eh. Dubitate. Certo, gli ha inventato l'ascensore, era davvero un grand'uomo. A me lo dici, io ho dormito 3 mesi in un ascensore. Ragionier Fiaschi Giulio. Ah, è qua. Sta ruffiana. Margherita Donati Anselmi, diamante di domanda. Arrivederla, signora, e grazie. Grazie a lei, signorina. Signor. Che volete? Ci sarebbero due coperte americane. Ma veramente non mi interessano. Quanto? 3.500. Che corridò? 3.000. Beh, vediamo un po'. Venite con me. Signor, non salutate. Sì, la vedo, ma... E fatti niente se quando è il cappotto. Non ci mi ferma qualche americano. Sì, tranquilla, ma lei non la ferma nessuno. Oh, lei non era così distinta, dai, sarà benissimo. Quanto? 3.000. E 5. Sta zitto tu. 2.500. Oh, ma che siete che l'avevamo rubato? No, io ho chiuso 2.500 lire e non vedo. Senta, signor, facciamo 2008, non se ne parli più. Beh, da qua. Portiamo là. E noi ci vediamo. Tanto più di 500 lire ce l'hanno. 2.000. Che giovane volte? E lascia fatte cazze, ragazzi. Chi ti ha imparato l'educazione? Ha visto che mai combinato dei postini ammazzati? Come gli sta il postino, il treno, il funerale? Ma che serve? Chi regge l'avvenire? Ma va. Allora lei ci vorrebbe dire che ci succederà domani. Senta, signore, se ce lo dici portiamo lo scalo dell'altro. E la parete di mitti. Che c'entra, voi siete due ragazzini. Perché i ragazzini ce l'hanno a venire. Come, anzi? Allora guarda, signor, faccio una. 25 carte sede, 25 diavoli, diventerete come le chiamate? Giuseppe. Pasquale. Alza. In casa, fuori casa, quello che ti aspetta, quello che non ti aspetta, chi ti va bene, chi ti va male, alza una carta. In casa c'è una signora anziana che ci pensa. Di madre, amica anziana. Cavare che se non la pianti non te fa più le carte, sa? Questa signora anziana è sta un po' triste per una lettera, però tutto si accomoderà. Fuori di casa c'è un signore che vi protegge. Panucci. Ma quello mica il signore, il cavallone. Hanno suonato. È un cliente. Aspettate un momento. Si deve la signora Margherita Donati Anselmi? Sì, che è? Polizia. Abbiamo un mandato di perquisizione. Non capisco. Io sono un'artista diplomata. Il signor commissario mi conosce. Anzi, sua moglie è una mia buona cliente. Mi dispiace, signora, ma come vedete noi abbiamo ordini precisi. C'è stato denunciato che voi comprate della roba di provenienza furtiva. Io? Ma non è vero. Posso giurarvelo. Ah, eccoli là, quei due. Portateli via. Insomma, signora, noi dobbiamo entrare, ha capito? Prego, signora. Che storia è questa? Sta a fare che vi riguarda. L'avete venduta le coperte?
Allora tenetevi i soldi e andate. Ma come sai? Non fate gli stupidi, non vi conviene. Ecco, vi date 3.000 lire e andate. Voi non avete visto niente e non sapete niente. E mo che fa? Boh. Certo, 3.000. 2.800 i coperti. Sono 5.800. E poi sentite cosa ha detto tuo fratello. Non abbiamo visto niente. Non sappiamo niente. Dormiamo da piedi. Ho fatto quasi piazza pulita. E a me ti è pazza, sembra un tamburo. Era piazza, la bagnava tutta. E se lo ha buffato. Ma ragazzi, beh, che avete deciso? Il cavallo resta qua. Beh, le paghiamo lo stallaggio, poi veniamo ogni giorno e pensiamo. Lo strigliate voi, vi fate il bagno voi. E il bagno? E tu te lavi la faccia la mattina. E il bagno, vabbè, io lo famo subito. Staccalo Giuseppe, che mi aiuta. No, no. No, no. È chi lì. Ragazzi, ho capito. Vai pure. Ah, eccomi qua. Ma non è solo. Che c'è? Abbiamo arrestato quei due ragazzi implicati nel furto di via del Babuino. Quale furto? In casa di quella chiromante. Ah, sì, sì. Falli passare, chiama anche lo sito. Meglio che bollo un minuto di più che un minuto di meno. Si sono verificati dei casi antipatici per scarsa bollitura. Eccoli, eccoli, signor commissario, sono loro. Li deve far confessare a qualunque guasto, sono tutto, mascalzoni delinquenti. Si calmi, signore, non è il caso di inquietarsi così. Vorrei vedere se l'avessero rubata a lei 700.000 lire. 700.000 lire, vorrei vederla anch'io. Dicela. Dunque, che cosa siete andato a fare ieri nella casa della signora qui presente? Ho comprato dei bottiglioni. Bugiardo, volevate vendermi due coperte. Come volevate? Lei l'ha comprata e come? Siete a parlare che la signora ha acquistato due coperte americane. Ma questo è il colmo, qui va a finire che in galera ce vado io. Dunque, la signora Donanzi Anselmi ha acquistato due coperte americane. Dove avete rubate? Voi ragazzi, guardate me. Scusi un momento. Dove avete rubate quelle coperte? Che rubate? C'era arrivato un amico nostro, un americano. Come si chiama? Gio. Ah, Gio. Come si chiama quello grasso? Quale grasso? Quello che è venuto ieri dalla chiromante. E chi lo conosce? Sentite ragazzi, con me c'è poco da fare i furbi. Io mi schiaffo dentro e mi tengo a pane acqua per un mese. Ma so. Niente retta, scherza. Ah, io scherzo? Mi sa pane acqua se muore. Insomma, volete dire la verità, sì o no? Abbiamo detto. Lo sito. Chiudi l'incella, poi vediamo. Via. Quanto a lei, signora, l'avverte che dovrò procedere anche contro di lei. Signor commissario, sono una donna onesta, lo domandi alla sua signora che è una mia buona cliente. Ah, certo, non mi meraviglio, perché mia moglie ha un cervellino così. Se ne vado, signora, per piacere, se ne vado. Ma signor commissario... Se ne vado.
Se ne vada. Signor commissario. Se ne vada. Io lavoro e lei va dalla chiromante. Sapete cosa vado a mandarle? Quando crepo. Signor commissario. Pardon. Ma di quei due ragazzi che ne facciamo? Ah, al carcere. Al carcere dei minorenni. Domattina. È la casa degli sfollati questa? Scusate, la famiglia Filippucci? Secondo piano, terza C. Vorrei averla con suo marito. Perché? Ben affare. Ha vinto? Beh. Mannaggia. Che c'è? Questa signorina che te vo? C'è all'angolo il figlio che gli vuol parlare. Che vo? Gli vuol parlare. Papà, hanno arrestato chi? Giuseppe. E beh, non te impiccia, non ce n'ha, perché sennò se guai per me. E chi ce va? Prima le mantellate, Regina Cere, e voi i ragazzini. Che ci posso fare? Scriveranno se verranno, ti farò avvertire. Vai pure. Buongiorno, comandante. Ho portato dell'altra merce. E lo vede. Non ci volete far torto. Se continuiamo di questo passo, li metteremo a dormire in cortile. Commercio clandestino di materiale reato di provenienza furtiva. Complicità in tutta aggravata. Disposizione per indagini di polizia. Statevi bene. Arrivederci. Vedi? Comandante. Me regola questi due. Venite qua voi due. Come ti chiami? Maggi Pasquale. Tuo padre? Morto. Il nome? Luigi.
Sua madre? Maria Fabris. Viva? No. Nato? A Roma, il 29 ottobre 1931. Abitanti? Via Lombardia 30. Bessa? Presso via Veneto. Tu vi domando presso chi abiti? Nessuno, dormo nell'ascensore. Senza fissa dimora. Adesso metti la mano qui sopra e spingi forte. Tre per quattro. Dodici. Quattro per quattro. Sedici. Otto per otto. 62. Benino. Otto per otto. 64, stupido. Tre per tre. Nove. Il direttore. Attenti. Dietro, pronto. Bene, bene, benissimo. Ah, buongiorno stasera, ho saputo, condoglianze. Quanti anni aveva? 10. Unico, mi pare. No, ne ho altri 4, ma era il più piccolo, il più svetto. Beh, coraggio. Attenti. 6 per 9. 54. 7 per 7. 49. 8 per 5. 40. 9 per 3. 27. Il direttore, vai dentro. Ah, buongiorno Bartoli. Buongiorno, signor direttore. Cosa fate qui? Stiamo combattendo contro le cimici vittoriosamente. Un preparato di mia invenzione. Ah, bravo. Bisognerebbe fare una disinfezione generale. La faremo, Bartoli, la faremo. I ragazzi si lamentano. Di che cosa non si lamentano? Ah, ci sono noi arrivati? E di quelle purtroppo non ne mancano mai. Chi è? In piedi, su, andiamo, in piedi. Sull'attenti, stai sull'attenti. Marcello Scarari di Velletri, imputato di rapina a mano armata, confesso. Da solo? No, con 4 maggiorenni. C'è una sorella e 2 fratelli più piccoli. Mio padre è prigioniero in Germania. Non c'avevamo niente che mangiare. Rapina Marma, fra qualche giorno comincerà a lamentarsi anche lui. E questi? Avanti, avanti, venite avanti, ragazzi. Venite, venite. Chi sono? Maggi Pasquale Filippucci Giuseppe, a disposizione per indagini di polizia. Li mandiamo in prima sezione appena il dottore avrà passato la visita. Sì, sì. Volevo segnalarvi che questa mattina è venuta una commissione di genitori di reclusi. Commissione? A questo punto siamo arrivati. E cosa hanno minacciato di scioperare? No, signor direttore, sono venuti per sollecitare le inchieste. Questi ragazzi sono in carcere da mesi. E di chi è la colpa? Se voi leggeste le statistiche sapreste che in confronto al 1936 oggi i reati sono aumentati del 60%. I magistrati sono operati di lavoro. Capisco, ma dovrebbero tener conto, trattandosi di ragazzi. Ragazzi. Rapina a mano armata, furto con scasso, borsiggio, lenocinio. Lasciamo senza frutta, Bartoli, per castigarli. Se ci fosse la frutta. Vedete, caro Bartoli, voi, anzi, lei, quando si accorgerà che questo è un carcere e non un asilo d'infanzia? Lo dico per voi, con questi principi resterete sempre un assistente. Attenti! Non c'è male. Discreto. Riposo! E dopo ci avevamo delle bistecche e dell'uva. Per me no, io vorrebbe una cosetta più leggera, c'è un bruciore del stomaco che... Fritto da rimelle e zucchine? Magari. Pure a me, anche a me. Per me è a pace. Ah, ecco Tambolini. E a Tiglio. Non c'è fuori, c'ha paura. Bada un po'. Ok, che? Non hanno parlato. Ah, l'ho sempre detto che quelli sono due ragazzi di cuore, sa. Abaduri! Abadù, ci ho ripensato. Portaci pure le bistecche belle erte, mi raccomando. Oh, domani bisogna mandare un bel pacco, sa. Sono meglio, per Cristo. Come ordinavo? Animelle e zucchine. E poi, i ragazzini quando stanno dentro la nuova sta bene. Se no gli resta una brutta impressione e dopo non saremo più serviti. Ci sono ancora i tram, non deve essere tanto tardi. C'ha fame? Avrà saputo mio padre? Certo, se l'ha saputo non andare. Già. Sono pidocchi, sentiamo pizzico. Sono cimici.
sarà. Che c'è? Io sono sicuro che fra un par di giorni ci muore. Non ci possono mica tenere dentro se abbiamo fatto niente. Già, Marpanza. Zitto! Tu col nome della scorta, capito? Non sapevo niente. E a fare dei coperte? A noi che ci frega. E quelle, savi da chiromante. Speravo. Sono sicuro. Soppi d'occhi, senti come pizzicano. È stata tutta colpa di quel fregnone, dei miei fratelli. Lo so, ma noi ti fa musca. Poi magari quando sortimo, famo i conti. Gli daranno da mangiare? Certo, magari poco, ma tanto per qualche giorno. Oh, l'ha mica detto a Nannarella che avevo comprato. E come faceva a dirlo? Non ho vista più? Bisogna dire a nessuno, se no ce lo fregano. Non vedo l'ora di rivederlo. A chi lo dici? Sogni, vai. Che c'è? A sto cavallo c'è la coleganza. Bisogna farlo riposare. Dagli l'acqua d'orzo, fai i bagnoli con l'acqua aceto e poi vediamo. Già proprio oggi che c'è un funerale. Perché non attacca il cavallo che dice che sì? Ah! Ah! Andiamo! Respira, forte, ancora. Rimesti. Eccoci il supplemento per la minestra. Dottore, io volevo il supplemento per fare una minestra e una schifezza. Non esageriamo, vi lamentate sempre di tutto, benedetti ragazzi. Vorrei sapere cosa mangiavi a casa tua. Vado per i pescatori, mangiavo buono. Certi orati, certi spinoli, certi zuppe e pesce. Una bellezza. Vai, Raffaele, ci penserò io per il pane. È vero, pa, una minestra è proprio una schifezza. Schifezza, schifezza. Ai, oh. Rimettiti la fascia. Come va il napoletano? Sempre peggio, è naturale, non pretenderete che guarisca stando qua dentro. È più di un mese che ho fatto la domanda perché venga ricoverato al sanatorio. Figuriamoci, al Forlanini i malati stanno come le sardine. E allora? E allora mandatelo a casa, cosa ha fatto? Vagabondaggio. Vagabondo? Meglio vagabondi che morti. Mandatelo fuori. E se dipendesse da me? E allora bisogna aver pazienza. Come ho tanta io. Dottore, muovi a giugno. Proprio adesso. Adesso. Su, spogliatevi. Gli altri domani. Maggi Pasquale. Maggi Pasquale, chi è? So io. Che malattia hai avuto? La piccola è mobiliata su convulsa, va più niente. E tu? Io ho su convulsa e morbillo e ce l'ho avuti, ma mia madre dice che c'è da fermo solitario. Sta tranquillo che qui dentro guarisce. Dichiarazione dei genitori? Non si sono presentati. Come al solito. Vanno in prima sezione? Sì, certamente. Quanti siete? In quattro, ma c'è di Dio, è malato e fate due. Beh, dovete stare in cinque come gli altri. Ma no, ma Dio, no, tu! No, ma che lui! Lascialo! Tu, no! Che no. Ecco qui! Thank you.
responsabile degli eventuali disordini. La passeggiata in cortile è sospesa fino al nuovo ordine. Sì, fino al nuovo ordine. Aprite gli sportelli, aprite gli sportelli. Quando ne esce lo successo, apri la rusi sta ferra a ciocchio spaccata di sta ciocchio, per te a bella marcia santissima. Ma che da spacca? Ave squa! Sto qua! Oh, di niente carni. Come ti chiami? Il Pucci Giuseppe. Perché ti hanno arrestato? Non so, non so niente. Ah, oh, non ci ho di sante, crede che facciamo la spia. Ma io non so niente. Oh, ma che fai? Qua c'è Starcazzi, mo che ritorna la sera delle cose e te la lista fresco. E dove metto? E mette tempo lì. Difficile mettere i dita sul libro. Sì. Quanto ne mettisti? Quattro. Stolto, stolto, fanciullo, siocco. Che mico. Che lo fiazza. Ma che ho fatto male? Male, malissimo. Quattro dita, 4 anni a galera devi quattro fare. Anni, se farai la buffa qua dentro. Mamma mia, mamma mia. Capito, ci vuole una cosa, gli arisci da panare. Tu vuoi supplemento con panno, gli arisci da panare. Tu li sta con l'amico tuo, gli arisci. Io a chi lo ha non lo posso fare. Vai da far così quei maestri. E chi sono i maestri? E qua, bisogna chiamare i maestri. E perché? Che lo sa, forse perché sono alfabeti. Si dice analfabeti, ignorante. Scusi tanto, professore. Quelli sono maestri. Le carte sigarette. Ah, si può fumare? No, è proibito. E siccome è proibito fumiamo tutti quanti. Solo lui fuma perché è malato dei polmoni. Oh, fuma con sanatore e là esco guarito. Te. Ma si mangia. Si mangia, finalmente. Si mangia. Meno male, c'è una fame. Ieri ci ha dato solo pane perché la guardia ha detto che ancora eravamo segnati. Meno male che c'è pane, se no la roba che ci danno non la potresti venire. Ma Giuseppe, amico mio, ci sta. Noi sei nato tu, ne mangerò. A me qua! A Giuseppe! Da qua! Vai in fila, si vede di che il maestro. State zitto, questa è una carogna, fa sfida. A piede! Bianco, sinistro, sinistro. Avanti, marcia. No, sì, no, sì, no. Si può mangiare sta roba. Si può, si può. I primi giorni fa il petto. Un po' alla volta se non vuoi morire, ti tocca mandarla giù per forza. Che schifezza. Un appetito, Raffaele. Un appetito? Devi sforzarti, anche se non ti piace, devi mangiare a morto. Possibile che non capisci. Non capisco, capisco sì. Che non la mangi. Mamma, perché c'è lo stomaco? Che meraviglia, ho avuto lo stomaco di sparare a suo padre. E mette la sedia un po' allo studio. Vanzetti! Vanzetti, piantarella numero 7! Vidi, Pucci! Chi Pucci? Che Pucci? La proviamo! Case! Che Pucci? Prima piano! Primo piano! Morriconi! Morriconi, primo piano! Cardinali! Cardinali, secondo piano! Cristiani! Cristiani, secondo piano! Martini! Martini, secondo piano! Perossi! Perossi, primo piano! Valeri! Valeri, piantarello! Proietti?
pacco gigante. E dove sto modo ammazzato? Stavo spavolando, oh, giusto. Fermo, è proibito. Perché? È un amico mio. Ben c'era, se no ti faccio sequestrare il pacco. Mannaggia. Che lo possi non ammazzarlo. Che qualche giorno a quel fio tra mignotto rovino. State quieti, cadendo, bisogna supportare star così. Ah, no, no, io non sopporto. Ma se no sono ammazzato. Sì, e io mi vorrei fame. Ah, oh, mettete così. Se faccia la fredina. Eccolo. 5, 6, 5, 3, 2, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 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
C'erano 10 pere, ma la guardia me ne ha pregate 4 e anche 9. Lo fanno sempre con i mocchi che fanno, bisogna abbozzare. Che schifo. No, questo è per amico mio. Chi è? Uno nuovo. Ci invito una fettina. Ma come? Il mare è tanto pulito quando vado a mangiare. Come dice sempre il cuore, sta zitto e non parlare. Il nemico dell'amore è la sincerità. Hai capito adesso? No. Testa d'amore. Ti mandano a dire che non deve parlare. Non capisco. Era ora. Ma c'era bisogno. Tanto parlavo lo stesso. Bravo, mi piace. Diventeremo amici. Ammatto, Don. Chi t'ha dato? A Befana. Gli venevo. Maestro! Che c'è? Che ladro. Tre soli. Tre soli, sto disgraziato magazziniere di carne umana, spollato morto, che poi è bisognoso. Può spero che mi farai tu là. C'è sto prima io. Ma c'è sto prima io. A cercare. Eppure io. Come va? Come ti senti? E mica tanto male, io ero mangiato qualche cosa, sai, un quel pacco. E ho visto. Te lo ho dato così, la dico, ma perché no? Non importa. T'ho da parlare. Che c'è? Deve essere quello il compagno dei ragazzini. Non mi piace. C'era bisogno che mandassero picchi. Che ci hanno preso per i tuoi spiriti? Ma sa, mio fratello, c'era pure se caga sotto, mannaggia. Per me può stare tranquillo, può dormire da pieno. Arcangelo. Piacere. Piacere. Se ti serve asciugamane al sapone, te lo presto io. Grazie. È lui che ha trovato il vento. Lui. Ma c'è pure, le case in gamba, è Trento, Verabina, mano armata. Cormitra. È un'ultima banda, fregavano pure le macchine. Il padre è dottore, sai, è lo studente. Non mi piace.
Perché non la conosci bene, pure l'altro mi sono sentato. Mi piacerebbe tanto che venissi pure tu con noi. Maggi Pasquale, Cucci Giuseppe. Siamo noi. Andiamo dalla capoguardia, venuto il commissario. E perché avete licenziato quei due maestri? Fregavano roba dai pacchi dei ragazzi, commerciavano sigarette. Purtroppo, in questi tempi la miseria fa perdere la testa a tutti. Ah, ecco qua quei due galantuomini. Avanti, avanti, venite avanti. Dunque, voi avete dichiarato di non conoscere i tre uomini che si sono introdotti nell'alloggio della signora Donazia Anselmi, vero? Sì. Ma il signor Ranucci, lo conoscete? Sì. Sì. Oh, bravi. Dunque, questo signore è venuto ieri da me e mi ha dichiarato di avervi venduto un cavallo nero. No, bianco. Ah, già, bianco, hai ragione, avevo letto male. Di colore bianco, per la somma di 50.000, vero? Sì. Sì. E l'acquisto è stato fatto circa un'ora dopo il furto di via del Babuino. Guardi, signor commissario, che io ho capito, ma lei si sbaglia. Quei soldi noi ce li avevamo pure prima. Caspita, e come li avete fatti? Beh, qui si sa fare i nostri. Sentite, ragazzi, io sono venuto qui animato dalle migliori intenzioni. Voglio aiutarvi. Ieri ha parlato con tuo padre, sai, povero uomo, è disperato. Ha detto che devi dire tutta la verità. È il solo mezzo per farti perdonare. Noi la verità avevamo detta, non sapevamo niente. È troppo buono, signor commissario. Se lo lascia fare a me, vedrà come li faccio cantare questi delinquenti. A forza di singhiozzo per spalle da levargli la pelle. Avete sentito? Perché farmi massacrare di botte in una cella buia, scura, in mezzo ai topi? Per difendere chi? Tre mascalzoni, tre carai. Capirei che si trattasse di qualcuno della vostra famiglia. Ma tu non hai nessuno. E tu? Tu sei figlio di povera gente, ma onesta. Senta, signor commissario, lei ci può pure ammazzare. Ma noi non potevamo dire quello che non sapevo. Peggio per voi. Il più piccolo. Aver paura, ce ne sono anche per te. Togliatela. Levategli anche la maglietta. Vuoi parlare? No! No! E basta! Mamma, basta! E allora, si è deciso? Fuori no! Non saremo niente, ve lo giuro! Basta, basta! Dico tutto! E allora? Uno si chiama il Panza, l'altro è Attilio, il fratello di Giuseppe, e l'altro non lo conosco, ve lo giuro, non l'ho mai visto. A Giuseppe! Portatelo in cella. Andiamo. Ma che hai? Come mi chiamo a te? Mi sembri una puttana. Ragazzi, sì, sì. Ma Giuseppe, alla squadra. Ma come? Ti hanno fatto male? A me no, a te. No, manca a me. Ma non ti hanno menato con la cinghia. Ma che? Volevo scherzare. Oh, non mi ha detto niente, no? No. No, no, non ha detto niente. Chi l'ha detto tu, vieni qua? Mannaggia la miseria! Niente, ho letto che si mi aveva nominato. Cosa è successo? Niente, perché? Tiene una faccia. È la mia. Se non ti piace... non la guardavo. Lasciami andare solo, se no mamma c'è un pressione. Tu perché sei qui? Hai colloquio? No, con nessuno. E allora che sei venuto a fare? Ma... Oh, Mario, accompagnalo su. C'ho da fare. Guardalo su. Vieni qua. Certo sta. Di Dio! Sono io. Non è ora. Mi
manda tua madre. Mi ha scritto di venirti a trovare. Ecco la cartolina. Ma dove sta? A Firenze. È andata a Firenze. Ma verrà presto, sai. Ti ho portato questo pacco, c'è tanta roba buona. Grazie. Ciao, piccolo. Stai buono, mi raccomando. Buongiorno. Buongiorno. Una cosa simile. Io non c'ho colpa, ma non sapevamo niente, non avevo fatto niente. È un delinquente, lo so. Un disgraziato. Ma te, fratello, non lo dovevi tradire. Ma che dici, ma? È inutile che fai la commedia. L'ha fatto capire il commissario che ce ne stati voi due a parlare. A Pasquale, a figlio non è niente, ma... che mamma tornerà presto, porterà tanti denari per l'avvocato, così uscirà presto. Io a Firenze mi trovo molto bene, più meglio assai che a Roma. Tu a mamma Teresa di Dio. Ce l'ha dissi. Sta lontana Firenze? Mica tanto, c'è uno che conosco e c'è il camioncino, c'è una volta alla settimana. Allora sta vicino. Mangi, Pascal. No, no, grazie. Pigliate, pigliate. E lascia sta roba tua, serve a lui che è malato. Vergognatevi! Appena vi si concede un po' più di libertà ne approfittate per fare i mascalzoni. Che cosa è successo? È una spia. Ma non è vero! State in gamba, ragazzi! Io non ci voglio rimettere la pelle per voi! State in gamba! Io non ci voglio fare la muffa qui! Per voi! State in gamba! In gamba, ragazzi! Già parlato. Chi era lì?
Sono affari che non ti riguardano. Io dice? Io. Senti, Napoli, tu ne approfitti perché sei mezzo marcio, ma bada che se me lo scordo. E vabbù, allora tu non vuoi parlare con me? Se me la fanno imbasciata da parte qua a spia, è meglio che risparmi il fiato. Che ne hai poco. Bravo, gli ho dato una bella risposta. Arca. Vai Giuseppe, che è il momento buono. Oh, ce n'è andato, giurato. E non ci vai sei vigliato. Ma che vi? Come non ci vai? Io sta pena, a scella l'uomo no, c'è la lingua. Cosa? C'è una scorsa la lingua. Mannaggia la morte, mannaggia. Ti sono sicuro che se ci parlavo convincente. Ti ringrazio, ma hai fatto male. È lui che ti è venuta a me a dimandarmi scusa. Ma come, era tanto amici. Non volevate così bene. È peccato. Io per me ancora voglio bene. Ma se lui... Vedi che non c'era l'ora 9. Di chi è? Di chi è questa lì? Di chi è questa rima? È chiosa. Di chi è questa rima? Te lo giuro, sono una donna. Di chi è questa rima? E non lo so, non l'ho mai vista. Di chi è questa rima? È un ossaggio. Vai, vai via. Di chi è questa rima? Le potrei giurare sul mio onore che... Chi dorme qui? Chi? La rima è stata trovata nel tuo materasso. Ma non è vero. Ah, non è vero, allora io dico delle bugie, vero? No, volevo dire che non è mia, che non ce l'ho messa io. Allora accusi i tuoi compagni di avercela messa. No, io non accuso nessuno. La rima è tua, chi te l'ha data, cosa volevi fare? Ma niente, non ne ha data nessuno. Non è mia, ecco, non è mia. Fuori, fuori voi altri. No! No! Mamma, no! No! Per farci per tutti che sei stato tu a farti a staffera. Asciuga le tue lacrime, fanciullo. Ecco staffera. Come ti chiami tu? Filippucci Giuseppe. Bravo. Se deve a capo squadra, siamo a cavallo. Ma vedi che gli è via questo qua, stupido. Che ha messo quella lima. Ma la verrò a sapere, il spacco l'ossa quanto è per il Dio. Dovessi venire a Giracello. Tu già sapevi, cadendo, tutto si chiede il mercato fino a spina. Allora, capisci? Ma non è vero. A Napoli, che è il scrittore? L'ha fatta la spia o no?
ti piace il corpo del culo di? L'ho detto a Raffaele, in principio mi ha creduto manco lui. Io? Sì, e figuriamoci l'altro. Ma non mi frega niente, se mi credono o no. Quello che voglio sapere è chi ha messo l'anima nel materazzo. Ma sapete, sono cose passate. Passate? Volevo dire, insomma, domani parlo io a Giuseppe, dovete fare la pace, va bene? Per me? Non dubito, te la faccio pace. Ma qui non si può dormire, e piantela! Ti ho parlato, vieni. È lui che deve venire da me. Madonna mia, come siete complicati tutti e due. Quello dice a lui che deve dire, te dici a lui che deve fare. Insomma, fammi una cosa, sono entrata a mezza strada, va bene? Va bene, a mezza strada. Oh. Ammazzate come la sono stato dal dottore. No. Sta attento, te la corsa pure. Fa male? Sì, fa male, passerà. Insomma, ti decidi o no? Mannaggia, miseria quanta fa lui. Ne può, Pianello? Ti ha detto anche che ha messo l'anima nel materasso? No, non gliel'ho detto. E non gli ho detto manco chi me ce l'ha fatta mettere. Tu me glielo puoi pure dire. Che devo fare? Quello che ti pare. C'è il coraggio di dare la mano a chi ti ha mandato il fratello in galera? Vai pure, vai, vai. Ma sentito che ho detto ripeto, non l'ha fatto, perché se credeva che mi menassero. Mannaggia, se daretta a quello che dice sto cretino. Cretino, piano che le parole, eh. È la verità, Giuseppe, vai. Maestro! Che c'è? Vuoi andare al gabinetto? C'è lì il buiolo? Sì, io vedo, ma dopo? E che me ne frega, c'è stai tu dentro, mica io. Capite? E poi i colli a me mi piacciono, fanno troppo piacere. Sì, perché conosci il Benza ieri, vola. E chi è il Benza ieri? Niente, niente, non lo conosci. Dammi la sigaretta. E chi ce l'ha da? Sono stato all'infermeria. Si vede. Imbecilli. Vuol dire ho preparato tutto per scappare. Ma già, stupido sono io che perdo il mio tempo a parlare con voi altri. No, no, sono te.
Ma dato che voi altri non si vorrà mai fare niente. Ma perché? Noi siamo pronti. Tu sta zitto. Anzi, lo parlerò proprio perché ci stai tu. E che t'ho fatto io? Hai rifatto l'ego con Pasquale. Sì, è vero, hai rifatto l'ego. Non è vero. Anzi, ti dirò che quando t'ho visto per terra che farei morto... Dunque, l'infermiera di infermeria. No, c'è la miseria di questo qua. Dai, attità! E dai. Dunque, l'infermeria. È fissato a muro con traio di ferro. Io ho preparato tutto. Ho segato un fottio dei bulloni. Basta un colpo più forte per mandare tutto per aria. Ho calcolato che la davanzata della finestra, fino sul tetto di sotto, mi saranno meno di 2 metri. Fino Fucci? Cosette. A colloquio. Sirica, noi dobbiamo parlare di molte cose. Io sono l'avvocato Bonavino e sono stato incaricato dalla tua famiglia della tua difesa e quella di tuo fratello Attilio Filippucci. Tu ti chiami Giuseppe, vero? Sì. Tuo compagno Pasquale Maggi. Sì. Sai che la sua famiglia è già stata un avvocato? Non c'è famiglia. Benissimo, siamo a cavallo. Non sosteniamo la non capacità di intendere e di volere. Tu devi dire che è stato il Maggi che ti ha istigato a delinquere. A perché? Tu devi dire che non sapevi niente, che il tuo compagno invece sapeva tutto. Non manco Pasquale sapeva niente, è stato mio fratello che ha combinato tutto. Beh, bravo, di queste cose in tribunale, così 5 anni a tuo fratello non gliele leva nemmeno visto. Ma la verità... La verità si dice al confessore. In tribunale devi dire quello che ti dico io. Questo famoso cavallo non può essere stato acquistato come vorrebbe farci credere la difesa con il denaro guadagnato col sudore della fronte, ma con denaro proveniente dalla Recurtiva. Ma è assurdo! La Recurtiva è stata recuperata. Dove si trova presentemente il cavallo? Non rispondere, non rispondere. Se non la conoscessi profondamente, avvocato, potrei pensare che nel suo vocabolario il cavallo sia sinonimo di parcella. Lei vuole scherzare? Perché avevi comperato il cavallo? Cosa c'è sopra? Per andarci sopra, povero Tocco, eh? È vero. Quanto speravi di guadagnarci? Brigadiere, fate venire qui il Maggi. Desidero far presente al tribunale che nelle note caratteristiche il Maggi è dipinto violento per tendenza e si consiglia la segregazione. Dunque, quando avete comperato il cavallo? Ma mi scusi, signor Presidente, non capisco perché si dia tanta importanza a questo brocco. La vedo io l'importanza. Ma scusi, lei chi difende, il Maggi o i fratelli Filippucci? I Filippucci per incarico della famiglia. Il Maggi è difeso d'ufficio dal collega Scardone. In che misura eravate proprietari del cavallo? Cioè, quanto avevi messo tu e quanto il Filippucci? Metà per uno. Avete firmato qualche atto che stabilisca il patto? No. Qualora sorgesse fra voi due una contestazione sulla proprietà, come fareste a dimostrarlo? Vuoi dire dove avete nascosto il cavallo? Non rispondere. L'imputato non è obbligato a rispondere. Regina Margherita. Dove andate? Dove andate? Non si può entrare. Cerchiamo di armi, non si può entrare. Dove andate? Dove andate? Dove andate? Dove andate? Dove andate? Un imperatore romano. Nominò il suo cavallo senatore. Amma, però come parla bene. Perché meravigliarsi se due poveri ragazzi, due figli della strada, hanno riposto tutti i loro affetti, tutte le loro speranze in un cavallo? Ha vista? Che dice l'avvocato? Parla del cavallo. Ci sei andato a cavallo? Io no, ma ci voglio provare. Tu sta zitto, sì o no? E chi parla? Ma non occorre essere dei professori di psicologia per capire l'influenza predominante che il Maggi esercitava sul compagno.
il piccolo ingenuo Giuseppe. Guardatelo, signori del tribunale. Chi di voi non desidererebbe essere padre? Non voglio con questo accusare il Maggio. Questo è compito del pubblico ministero. Anna, ma bisogna farsi coraggio. Poveri figli miei. Su, Anna, ma non fa così. Non sarebbe meglio che entrassi? No. Restituite questi innocenti alle loro case, alle loro famiglie, alla scuola, al lavoro. Questo non è retorico, signori. Perché se li considerate colpevoli, allora, signori del tribunale, dovete condannare anche tutti noi. Noi, gli uomini, che inseguendo le nostre passioni abbandoniamo a se stessa l'infanzia, i nostri figli, soli. Sempre più soli. La parola all'avvocato Scardone. Sarò breve, come il mio costume. E d'altronde non ho avuto il tempo, sì, per approfondire i termini della causa. Mi limiterò dunque ad affidare il mio difeso alla paterna clemenza del tribunale e chiedo per lui una sentenza assolutoria o una condanna mite, molto, molto mite. Condanna inoltre i minori Maggi Pasquale ad anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 2000 di multa e Filippucci Giuseppe ad anni 1 e lire 1000 di multa. Niente e dopo. A Giuseppe! A Giuseppe! I puliti vanno a tutti! Da sua madre, gli ha dato i quadrini. Allora non avete cambiato idea? Ma che sei scemo? Stamattina in Sicilia aveva marchiato visita e siamo stati più di mezzo all'infermeria. Lui ancora sta lì e tutto è a posto. Mi piacerebbe vedere la faccia del pubblico ministero quando verrà a sapere che ho fatto tela. E a Pasquale quanto gli ho dato? 2 anni. E mappe. E come mai? Cosa è successo? È venuta sta cretina. Ha mandato mio padre. E allora? E allora chi? Lo stesso, no? Sì, sento assoluto, se faccio rivia domani. E allora io? Me l'hanno con un anno, capisci? Non ci voglio stare qui dentro. Voglio una via, voglio una via. Sta zitto, imbecille. Vorrei via tutto. Ma vorrei faranno qui dentro, che dovrei dire allora, stupido? Se scappa senza soldi, non si fa niente senza soldi. Per questo ho chiesto 10.000 lire a mia madre. Ma quell'imbecille ha parlato con mio padre ha capito e dice che ne vuole parlare al direttore, che mi farà isolare. Vuole che sconti, dice lui, che paghi. Maledetto. Sono un disonore della famiglia, si vergognano di me. Io ce l'ho io. Dove? Ce l'ho. Quanto? Più di 50.000 lire. E che ce farete stasera? Ma che
cinematografo. Per divertimento, l'altra volta ci fecero vedere i guardi dal vero e le comiche, come se fossimo dei bambini dell'asilo. A me mi piace. A Lupesi mi sta il cinematografo. Arrivo domani in galera per vederlo. Beato te. Ci danno da mangiare, da dormire, ci pesca, ci fanno pure divertire. Che vuoi di più? È una cuccagna. Nel Pacifico prosegue con esito brillante la campagna condotta contro i giapponesi dal generale MacArthur. Bougainville è oggetto di una grandiosa offensiva delle forze aeronavali e terrestri americane. L'attacco è iniziato dai cacciatorpediniere. Oscar, Omar! Lo sbarco delle truppe d'assalto americane, un altro passo verso il Giappone stesso. Apri, apri la finestra. Maledetti cretini, ci hanno fregato! Ho davanti aspettare! Aprite! 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 Che c'è? Hanno forzato il lucchetto e si sono chiusi dentro. Quanti sono? Ne ho visti due. Aprite, ragazzi! Aprite! Aprite, ragazzi! Luce! Luce! Thank you.
Andatevi indietro, vi sparo! Ragazzi, pensate a quello che fate! Ragazzi! 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 Via, via, via! Portatelo in cella, portatelo in cella! Sono scappati in 5-6. Date l'allarme. Fate circondare l'edificio. Tu, vieni, vieni. Dov'è la tua cella? Ma io non credo. Domani. Aspettiamo il dottore. Ma lui non è morto. Speriamo di no. Vieni, su, su, da bravo. Su, cella, portatelo in cella. Vi ho detto di portarlo in cella. Oh, Arcangeli è scappato. Si è scappato? Arcangeli, Giuseppe e altri cinque. Sì, mamma sì, erano più di 20. E il napoletano è morto. Morto. Sì, ma l'hanno riacchiappato. Lasciamo quelli da fuori che avevano la macchina. Oh, Arcangeli, c'era pure un cavallo. Un cavallo? Un cavallo. Che cavallo? Sentite, c'erano pure un cavallo. E dove tenevano sto cavallo? Partami, prepari i moduli per domani. E una relazioncina, basta una paginetta. Domani? Io forse non ci sono qua. E dove sarete? Ho paura che questo non sia il mio posto. Non so neanche io quale sia il mio posto, ma qui dentro ci vuole gente più forte di me. Più forte. Beh, tanto, non c'era niente da fare. Ormai, povero figlio, avevi i giorni contati. Don Biagioni, io sono desolato, è colpa mia. È colpa mia. No, si calmi, non si calmi, non è stata una disgrazia. Li abbiamo ripresi. Ne mancano due. Il criminale di Arcangeli e di Pucci, quello piccolino che è stato processato stamattina. Ma abbiamo avvisato la questura e i carabinieri. Non andranno lontano. E credi che potranno allontanarsi dalla città? E dove vanno? Senza soldi vestiti da carcerati. Possono mica girare nudi d'inverno. A meno che le famiglie non li aiutino. Il che è da escludersi, conosco il dottor Arcangeli e in quanto a figli Pulci, nel figlio di povera gente. Lei non immagina le grani che avremo con il ministero. Ieri che sto pensando. Che ho sofferto? Che vuoi? Io lo so, sono andati. Chi? Arcangeli Giuseppe. Dove? E ci accompagno io. Male la testa, ma hanno lucrato, quello più grande, il suo miliardo che io lo
A Giuseppe! A Giuseppe! Giuseppe! A Giuseppe! Giuseppe! No! Thank you.